La fedeltà in qualche modo è piatta, omologa. Il tradimento è movimento. Vedi, la morale varia con il variare delle latitudini. E la Yolanda diventa furiosa. È una questione di Yolanda. È una questione di Yolanda e di Walter, che anche lui, non scherzo. Io ho tradito, essenzialmente una volta. Sono stato malissimo. Ero assolutamente dilaniato dalla cosa. Come ti sei sentita? Bene. Bene. Perché lo hai fatto? Ma se il marito non porta niente, ci sono le corna! Allora la donna è molto più, come ha detto Antonio, molto più volubile. Ogni giorno, ogni momento, siamo soggetti al cambiamento, diciamo, siamo in moto, in divenire, quindi incontriamo altri esseri che cambiano. Insomma, non è molto semplice stare Chiaro. fermi, no? Di trasgressione, di Adrenalina. trasgredire, adrenalina. Il tradimento è una parola pesante, il tradimento è Giuda. Dare che magari non vada d'accordo col marito, oppure signorina, oppure è grande, è zitella. Quindi E ci comunque. dice ho qualcosina in più, gli fa qualcosina in più. Ma è diverso. Perché è diverso? Chi uno scusi se contro me se ne va. Deve essere tutto sempre alla fine. L'idea del tradimento come della maturità come separazione. Tradimento va contro l'idea monogamica, no? E l'idea monogamica è la colonna dell'etica nostra, loro, In altra perché non maniera. accettiamo di vivere secondo natura, ci vogliono far vivere contro natura dicendo che non bisogna andare contro natura.